La Juventus ha venduto Matthijs de Ligt e l'ha sostituito con Bremer direttamente dal Torino. Questo lo sappiamo oggi, è un dato di fatto, è la pura cronaca, ma il 27 giugno, quindi quasi un mese fa, quando abbiamo fatto questa challenge, era ancora tutto un po' lì, un po' a caso, c'era la paura nei tifosi della Juventus di salutare de Ligt e c'era ancora l'incognita relativa ovviamente al suo sostituto. Oggi siamo un pelo più tranquilli perché un grande difensore è rimasto sotto la mole, ha semplicemente cambiato maglia, il prossimo anno indosserà questa bianconera, tra l'altro questa è la maglia dell'addio di Chiellini e chissà che Bremer non possa avere anche lo stesso 3 lasciato libero da Giorgio. Eppure avevo deciso di provare una challenge, cioè vendere De Ligt, vedere quale squadra poi si sarebbe accaparrato i diritti alle prestazioni sportive del giovane difensore olandese per poi ricreare una nuova squadra, investire con i soldi di De Ligt in una Juventus e cercare di capire in quanti anni poi sarebbe stata in grado di tornare a vincere qualcosa in Italia e in Europa. Obiettivo Champions League, ossessione Champions League, come si chiama questa serie. E quindi proviamo a vendere De Ligt e vediamo in quanti anni la Juventus poi riuscirà ad alzare la Coppa delle Grandi Orecchie in FIFA 22. Ovviamente simulando il tutto. Vi lascio qui sotto in descrizione tutti i miei social network, vi invito a lasciare un mi piace e godetevi questo video perché sarà veramente, veramente molto bizzarro. Crociamo le dita per un resoconto, una possibilità di avere una Juventus formato Champions nel giro di poche stagioni dalla cessione di De Ligt e ringrazio Stefano per avermi aiutato nell'editing di questo video. Eccoci qua, siamo già sul gioco, De Ligt è stato inserito in lista trasferimenti, so che è una cosa bizzarra da vedere, però è così. Quindi vedremo di cederlo il prima possibile. Ho già messo sul mercato trasferimenti e sul mercato prestiti anche altri giocatori, tipo Alexandro, tipo Sule, De Winter che andranno in prestito, Kajorg che andrà in prestito, Dybala che è da cedere. Insomma, stiamo cercando di capire che cosa fare. E ovviamente Dybala lo rinnoviamo per il momento, trattativa del rinnovo, in modo da poter prendere poi più soldini, però Dybala sarà uno di quelli che andrà ceduto in questa sessione di calciomercato. Ok, rinnovato Paolo Dybala, abbiamo fatto molto in fretta. Ho guardato già alcuni calciatori, nel lab mercato abbiamo Pogba, Zaniolo, Koulibaly, Bremer, Cambiaso, Kostic e Di Maria. Questi sono bene o male i calciatori che sono chiacchierati, ambito Juventus, e Koulibaly-Bremer è la coppia difensiva di cui si parla in caso di cessione di De Ligt. Quindi cerchiamo di acquistare questi giocatori. Per Di Maria proveremo ancora una volta Rabiot e 2 euro per vedere se riusciamo. Scambio giocatori, centrocampisti, Rabiot, offerta per il cartellino. Gli diamo prima 1 euro e poi vediamo. Loro vogliono 7 milioni ed ecco la controfferta che solitamente fa faville. Ormai è diventato un meme. Rabiot e 2 euro come controfferta. Ma perché l'accettano sempre? Euro no, 2 euro sì, questa cosa mi manda nei matti, perché tutte le volte succede questa cosa? Molto bene, possiamo trattare con Di Maria. Allora, cruciale, assolutamente sì, 2 anni di contratto e vuole questo stipendio. Ok, preso Di Maria, primo acquisto della Juventus è Di Maria, preso per Rabiot e 2 euro, ancora una volta, 2 volte su 2. Un'altra cosa che dobbiamo fare assolutamente è riscattare Federico Chiesa, che ovviamente è in prestito dalla Fiorentina, quindi andiamo a riscattare Chiesa, che non voglio assolutamente perdere. Forse dovremmo chiudere a 62, vediamo. Ok, 62 chiusa. Allora, no, io ti voglio cruciale, Federico. Ok, 5 anni di contratto cruciale e lo stipendio gli diamo 90.000. Direi che è di più di quello che prende, è un aumento di stipendio, ok, preso, riscattato anche Federico Chiesa, benissimo. Proviamo a prendere Bremer, Bernardeschi è 15, Bernardeschi è 28, ok, loro sono interessati a Bernardeschi, dai, Bernardeschi è 20, e loro continuano ad andare su invece che andare giù, ma cos'è sta storia? È 22, oh, Bernardeschi è 22, perfetto. Allora, Bremer è importante, 2 anni mi sembra un po' poco, almeno 4. Perché vuole solo 2 anni Bremer? Fai 3, dai, 3. Ok, 3 anni, niente clausola, va benissimo. Boh, gli offro 50, prende pochissimo il Toro, quindi un po' di più.
Ok, va bene, vogliono dei bonus, perfetto, ingaggiato Bremer, ingaggiato Bremer. E ora dobbiamo aspettare un po', forse possiamo prendere Cambiaso, in realtà che ha una clausola rescissoria di 6 milioni, contatta per acquistare, paghiamo la clausola e saltiamo tutto, tratta subito con Cambiaso. Cambiaso è da turnover direi, perfetto, facciamo almeno 4 anni, ok, niente clausola e vuole questo, perfetto, glielo offriamo, preso anche Cambiaso. Ora dobbiamo acquistare questi 4 giocatori, ma prima di farlo dobbiamo cedere De Ligt, Dybala e tutti gli altri. Chiellini, grazie per il benvenuto, c'è parecchio da fare e ti ho messo nella lista trasferimenti. Tra l'altro la rosa l'ho fatta così, con Zaccaria davanti alla difesa e Locatelli e McKennie ai mezzi ali. Sono molto tentato da accettare Ansu Fati, però questo andrebbe a sminchiare un po' tutto. Potremmo prendere Ansu Fati invece che Zaniolo, questo è vero. Però io cercherei di rimanere un po' più vicini alla realtà, quindi rimuovendo Ansu Fati e chiedendo 110 milioni di euro per De Ligt. Ok, attenzione. Fuori De Ligt, il ritorno di Olof Mellberg. Sì, grandissimo Olof Mellberg. Veramente fortissimo. Offerta per il trasferimento di Alexandro all'Ipsia, 27 milioni di euro. Guarda, io l'accetto subito senza star qua a piangere. Quanti soldi abbiamo? 12 milioni. Proviamo a offrire Arthur per Zaniolo. Arthur e 10 milioni. Loro vogliono Arthur e 40. non ce li abbiamo. Arthur e 20? Arthur e 27. Arthur e 23? Che cosa ne dici? Arthur e 23 milioni per Zaniolo. Scoop! Abbiamo uno scoop! Ecco! Ecco come prendere Zaniolo. Tratta per Nicolò Zaniolo. Allora, da turnover. Va bene, ci sto. 5 anni di contratto. Una clausola di 117 milioni mi va benissimo per Zaniolo. E va benissimo anche questo stipendio. Preso Zaniolo per Arthur. Prendete appunti, arriva bene anche Rubini. Guardate, guardate, vi sto indicando la via maestra. Ok, ora che abbiamo venduto De Ligt, dobbiamo prendere Koulibaly, Pogba e Kostic. Koulibaly, trattiamo subito con lui e diamogli questi 50 milioni. 50 milioni di euro. Noi abbiamo 76. Facciamo 60? 60 milioni di euro? 76, sono ancora tanti 76. Facciamo 62? E niente, loro vogliono 76 milioni. Dai, facciamo 65. 65 non ne parliamo più. Bravissimi! Bravi 65! Ok, allora, cruciale. 3 anni, facciamo 4, e non succede niente. Ok, niente clausola recessoria. Prende 105. E gli diamo 105, esattamente quello che prende a Napoli. Stesso stipendio, non cambia niente. Bremer e Koulibaly. Fatto. Ragazzi, ci vuole mica tanto, eh. Ok, proviamo davvero Dybala per Pogba a questo punto. Anche se ha il contratto in scadenza tra un anno, vabbè. Abbiamo appena rinnovato Dybala apposta, ma fa lo stesso. Proviamo. Scambio giocatori. Attaccanti. Dybala. Ma costa tanto di più Dybala, però, ragazzi. E provare Alexandro e 40 milioni. Attenzione, vogliono 53 milioni di euro più il 10%. Non è che vogliono così tanto, comunque. Eh? 45 milioni di euro per Pogba? Attenzione. Allora, non posso trattare subito perché non ho tutti questi soldi, però adesso venderemo qualcuno nel giro di poco. Tottenham vuole Bonucci, ma no, ma Bonucci lasciamelo. Alexandro venduto, molto bene. Così possiamo prendere Pogba. Molto, molto bene. Allora, cruciale. 4 anni di contratto. Niente clausola recessoria, perfetto, vuole questo stipendio, questo bonus. Preso anche Paul Pogba, ragazzi. Preso pure lui. Offerta per Dybala dal City, 113 milioni di euro. 130 milioni di euro? Perfetto, 130 milioni di euro per Dybala. Madonna. Offerta per il trasferimento Giorgio Chiellini a Napoli per 12 milioni di euro. Vabbè. Ok. Che cosa ti devo dire? Va bene. Ab mercato, Kostic era l'ultimo che ci rimaneva tra quelli che stavano cercando. Anche Kostic è in scadenza qui. Ah no, non è in scadenza, qua c'è un anno in più. Ok, 40 milioni. Cosa vuoi Locatelli? Dai, ti do 45 milioni e non fai il furbo, su. Vogliono 60 milioni. Facciamo 50. Vogliono 60 milioni, facciamo 55. Ok, ci stanno. E importante. Vuole cruciale. Vabbè, cruciale, ma
sappi che non giocherai mai. 5 anni, sembrano pochi, 3, facciamo almeno 4, ok, niente clausola, e vuoi questo stipendio, bla bla bla, ok, preso anche Kostic. E ora proviamo a riscattare Moise Kean, offerta per il cartellino, ne offriamo 40, vediamo se ci stanno, vogliono 60 e il 15%, facciamo 50, vogliono 65 milioni, fai 55 e ci sto, 62, fai 56, 59, 57, dai, troviamoci a metà strada, 57, siamo contenti tutti. Ok, preso. Turnover, 4 anni, ok, niente clausola, ok, e soldi ti do 70.000, che è quello che prendi, un po' di più di quello che prendi. Ok, riscattato anche Kean. Abbiamo quasi finito i soldi, direi abbiamo 42 milioni. Possiamo cercare di prendere un terzino sinistro titolare al posto di Pellegrini? In realtà ci vorrebbe anche un terzino destro, ma magari quello lo facciamo l'anno prossimo. Terzini sinistri, chi andiamo a prendere? Grimaldo, dai, Weindl l'abbiamo già preso, proviamo Grimaldo. Raum anche. Anche Raum si potrebbe prendere. Proviamo Raum, che se n'era parlato di Raum. Vediamo com'è. Abbiamo del tempo comunque, possiamo andare. Anche Lodi, sì. Anche Lodi, dai, proviamo anche Lodi. Madonna, 77 milioni di clausola c'è, non Lodi. Ok, allora andiamo un po' avanti, vediamo di smaltire un po' le cessioni prima. Ok, Rugani alla Lazio glielo do, accetto offerta. In realtà possiamo provarci, Renan Lodi, possiamo provarci. Possiamo provarci. Proviamo 40 milioni, 45 milioni. 44, dai, partiamo da 44. Ma perché tutti vogliono Locatelli? 45 milioni, dai. Fai il serio, Simeone. Vogliono 60 milioni. Io non ce li ho, ma a 52 magari possiamo chiudere. 54. Facciamo 53 solo perché sì. Per principio. Ok. Perfetto. Perfetto. Ok, allora, cruciale Renan Lodi perché sarà il titolare. Perfetto. 5 anni, assolutamente sì. Perfetto. Niente clausola recessoria. Perfetto. Prende pochissimo Renan Lodi, eh. Diamogli, non lo so, 60 almeno. Che vuole 78? Vabbè, diamogli 78. Già riscattato Chiesa, sì, abbiamo terminato il mercato proprio in questo momento, ragazzi. Vediamo come finisce il primo trofeo, squadra praticamente completata, e perdiamo ancora i rigori la Supercoppa. Abbiamo dei problemi con i rigori, ragazzi. Peccato. Primo trofeo perso, subito Toselli out, immediatamente. Coppa Italia. Vediamo in Coppa Italia che cosa succede, simulazione veloce. Abbiamo vinto, gol di Pogba e Chiesa, ok. Allora simuliamo, finiamo solo il mercato, perché abbiamo da vendere Miretti, cioè da cedere Miretti in prestito, Vlahovic e Bremer, che fa il gol all'esordio, grande. Ok, ragazzi, direi di andare subito a metà stagione, al 31 di dicembre, per vedere un po' come siamo messi. Vediamo come siamo messi. In campionato non dovremmo essere messi male, in Champions ho paura di essere usciti. Allora, campionato siamo secondi a 3 punti dall'Inter, e va bene, succede. Abbiamo il Manchester United, ragazzi, abbiamo il Manchester United di Ronaldo, siamo passati da secondi, madonna, il Chelsea ha vinto il girone con 11 punti, che brutto girone che è stato. Beh dai, non male, non male, siamo agli ottavi e siamo secondi in Serie A a 3 punti dall'Inter. Ok, possiamo andare avanti, direi di arrivare subito alla partita con lo United, andiamo a vedere che cosa succede, quando è che è in programma qua, a febbraio, andiamo avanti. Allora, Champions. Siamo la partita, ce la guardiamo. La partita di Pogba, la partita di Ronaldo. Una partita difficile per la Juve sicuramente, infatti siamo subito sotto 1-0 gol di Rashford. Di Maria della Bandierina. Grande Zaccaria. Bonucci per Locatelli, un gol tutto italiano. La Juventus torna in partita 1-1. Ancora Zaccaria la recupera Pogba, Kostic appena entrato, Zaccaria, Vlahovic, Pogba, Chiesa, il palo. Credo doppio palo di Chiesa, signori. Che sfortuna incredibile. Doppio palo riga. Porca vacca. E poi l'errore di Koulibaly e il gol di Lorenzo Pellegrini. Kostic la mette per Pogba. Vlahovic tutto fermo. Calcio di punizione. Lo batte poi Pogba. Ma è praticamente dentro l'area. Pogba.
Pogba, Kostic, sì, Vlahovic! Kostic appena entrato. Dai, dai, guarda lì che roba. L'United ha fatto un'azione, ha fatto due gol. Abbiamo rischiato, a pochi istanti dal fischio finale, di andare sotto, ma siamo ancora in possesso. Zaccaria, gran palla per Zaniolo, 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 ancora Zaniolo! Cerca Vlahovic e per un pelo non arriva in extremis. Il gol del 3-2 per la Juve, ancora tutto aperto, si deciderà Old Trafford nel ritorno. Però abbiamo trovato della forza, abbiamo trovato della forza. Arriviamo qua, anche se saranno un po' stanchi, ma amen. Sassuolo pareggiata, Cagliari vinta, Atalanta vinta in Coppa, passiamo noi, vinto con la Roma. Attenzione, abbiamo rimesso a posto la Coppa, forse siamo in finale di Coppa Italia, Serie A non siamo messi male. E c'è il ritorno di Champions. Simulazione. Vediamo se andiamo avanti o se è già fallimento al primo anno. Almeno i quarti sarebbero importanti. Locatelli. Zaniolo, Vlahovic. Bellissima palla per Chiesa. Chiesa, 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 Chiesa. Per Vlahovic! Yes! Yes! All'Old Trafford. Avanti la Juventus. Pogba. Zaccaria. Zaccaria. Ancora Zaccaria. Per Vlahovic! Fuori di poco. Infortunio per Lodi, no dai, ma no, ma dai, Pellegrini pensaci tu, ma dai, no, ma perché, ma cosa ha fatto? Bremer, non fare fallo su Ronaldo, bravo, Locatelli, possiamo uscire noi, Zaccaria, Pogba, Chiesa, Chiesa li salta, Chiesa li salta, De Gea con la manona toglie il pallone, la porta vuota praticamente. Bravo, pulito sul pallone, recuperiamo, ripartiamo. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Pogba, Pogba, fuori di poco. Il gol dell'ex fuori di poco. Bonucci, Pellegrini, Pogba, ancora lui, la porta sempre lui. Tutto dall'altra parte. Locatelli per Vlahovic, che sbaglia davanti al portiere. Non riusciamo a buttare dentro il gol qualificazione. Pogba dalla bandierina. No. No, attenti, bravo Locatelli, dietro per Szczęsny, che rischio, l'abbiamo buttata sta palla, l'abbiamo buttata via, palo dello United, un po' di fortuna anche per noi, Pogba per Chiesa, si butta dentro, ancora Chiesa, c'è la sua posizione, attende Chiesa, 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 ancora Chiesa, la mette, Pogba, non entra Pogba, destinato a non fare gol con lo United. Bonucci, recuperiamo ancora Pogba, bellissimo, Locatelli, tutto per Chiesa dall'altra parte, Federico, calcio d'angolo, manca pochissimo, Bremer in anticipo, Bonucci, Bremer, e si va avanti, e si va avanti, Juventus ai quarti di finale, Juventus ai quarti di finale dopo il primo anno, vediamo chi andiamo a beccare. Ma siamo passati. Ma no! Ma Renan Lodi si è fatto il crociato, ragazzi. Ma perché il crociato, poverino? Ma dai. Pelle, pensaci tu. Ma dai, ma che sfiga. C'è il derby. Siamo a 4 punti dall'Inter. Simulazione veloce. 3-3. Addirittura. 3-3 col Toro. Vediamo chi abbiamo beccato. Il Liverpool, ragazzi. Quarti di finale con Liverpool. Ah, se riusciamo a buttare fuori il Liverpool già adesso, sono davvero soddisfatto, ma temo che non succederà. Vediamo che cosa succede. Dai, cerchiamo l'impresa. La seconda inglese da eliminare dalla Champions. Ce la faranno i nostri eroi? Vediamo. Ci stanno distruggendo, ma siamo ancora vivi sullo 0-0. Chiesa, basta un fulmine, c'è il sereno, Chiesa! Calcio d'angolo, calcio... No, niente, rimessa dal fondo. Pogba dalla bandierina, la mette... Messa fuori Locatelli, la recupera, Pogba, 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 Vlahovic, inizia a esserci la Juventus, pressing, forcing, Chiesa, Chiesa, Bremer, Chiesa, forse in fuorigioco, sì, fuorigioco, Szczęsny, Cuadrado, Zaccaria, vai pure Kostic, bella palla, Federico Chiesa, la recupera, Zaccaria, parata di Alisson, che palla aveva messo Kostic? Il Liverpool attacca. La Juventus prova a difendere. Forcing del Liverpool nel finale. Ancora Liverpool. L'84esimo. Offensivo.
4-2-4. Cerchiamo di fare un gol nel finale. Dai, Vlahovic, Locatelli, ancora Locatelli, Chiesa, 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 la mette. 1-0 del Liverpool, meritato, perché hanno fatto più loro, però avevamo tenuto bene. 8 giornate al termine della Serie A, siamo ancora sotto di 4. Ragazzi, cerchiamo di... Mamma mia, adesso c'è l'Inter. Ma sai che ci guardiamo anche l'Inter? Questa è importantissima, per la Serie A. Se vinciamo ne ha meno uno. Dai, guardiamoci sta partita. Chiesa, ancora Federico. Federico, va sul fondo, la mette, Pellegrini. Chiesa, Pellegrini. Pellegrini, Pellegrini. Cosa fa Pellegrini? Era impazzito. Bremer, in anticipo. Chiesa. Ancora Chiesa, Zaccaria, la perde su Brozovic. Pellegrini, Pellegrini, messa fuori da Bremer, Locatelli, in anticipo Locatelli, ed adesso un gran contropiede per la Juve, Locatelli, Locatelli, si appoggia a Zaccaria, Zaccaria, Vlahovic, tutto di là, per Zaniolo, che può puntare, si fa prendere Zaniolo all'ultimo. Fine primo tempo, 0-0, ancora Pogba, si appoggia a Zaccaria, porta palla a Zaccaria, sempre Zaccaria, ancora Pogba, Pogba, serve quel qualcosa in più, Quel qualcosa in più ce lo può dare Kostic. Perché Zaniolo veramente nullo fino adesso. Vlahovic la tiene, l'appoggia Pogba, Locatelli, Cuadrado, Zaccaria, ancora Pogba, Pellegrini, Pogba in area, Vlahovic in calcio d'angolo. Kostic terzino, Pogba dalla bandierina, Chiesa a inseguire, Zaccaria la recupera, Di Maria, ancora Di Maria, lo salta, Di Maria in area, Di Maria, Di Maria! Il gol scudetto lo potrebbe aver segnato il Fideo! Con calma che mancano 10 minuti e siamo in vantaggio. Danilo appena entrato, Kostic. Pogba. Kostic. Manca un minuto al termine. Kostic la mette. Handanovic. Kostic la recupera. Ancora Kostic. È finita. La Juventus vince 1-0 e rientra in lotta a scudetto. Un punto dall'Inter, 7 da giocare. E ora c'è questo ritorno. Vediamo. Abbiamo perso 1-0 l'andata. Vediamo cosa può succedere. La porta via Chiesa. Si fa tutto il campo. Chiesa se li salta tutti. Federico Chiesa. Ancora Chiesa. 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 Aspetta. Li rinforza i compagni. C'è Pellegrini. La mette per Zaccaria. Al limite. Zaccaria. Zaccaria. Tira addosso a Pogba. Federico Chiesa. Sempre che si propone. L'anima della Juventus. Il capitano. Pellegrini. Pellegrini. Pogba. Pogba. La mette. Ancora Pellegrini. Zaccaria. Locatelli. Pogba. Ma tira in porta Pogba. Siamo ancora qua. Dobbiamo recuperare ancora questo gol. Siamo in partita però, stiamo anche giocando bene. Locatelli, Zaccaria, 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 ancora lui. Pogba. Tutto di là per Zaniolo, che prova a entrare. Vlahovic, Locatelli! Muori di pochissimo, Locca, ma devi farmelo sto gol. Mancano 20 minuti, calcio d'angolo per il Liverpool. In questo momento siamo fuori dalla Champions. No! Niente da fare, riparte il Liverpool e la Juve fuori, quarti di finale con Liverpool ma super combattuta. Devo dire la verità, per essere il primo anno sono soddisfatto. E ora concentriamoci queste ultime giornate per vincere il campionato. Andiamo fino a qui, vediamo un attimo. Si perde 4-1 a Bologna, si pareggia, mamma mia, poi si vince con l'Atalanta. Mamma mia, perché 4-1 a Bologna? Si vince con l'Hellas. 1-1 col Napoli, malissimo, credo 0 titoli. 0 titoli ufficialmente, campionato dell'Inter. Giochiamo l'ultima con la Lazio. Ragazzi, il primo anno post-elite non sembra essere andato particolarmente bene. Primo anno post-elite decisamente male. Vince la Juve 3-1. Siamo arrivati secondi a 5 punti dall'Inter. Capocannoniere Vlahovic con 29 gol, Chiesa 22. Direi ragazzi di andare alla seconda stagione e cerchiamo di fare un calciomercato sugli esterni. Secondo me dobbiamo migliorare i terzini, perché non siamo messi bene con i terzini. Abbiamo un sacco di rientri, possiamo fare altri prestiti. Peccato, peccato, perché 0 titoli, proprio male male. Termina la stagione. Abbiamo diversi giocatori da cedere. Allora, Frabotta si può rinnovare e dare nuovamente in prestito. Niente clausola, va bene. E questo stipendio va bene, ok? Il Frabotta non lo perdiamo. E poi aggiungerli sta prestiti. Bonucci lo diamo in lista trasferimenti. Demiral lo teniamo al posto di Bonucci.
Quadrado in scadenza, quindi lo rinnoviamo, poi lo vendiamo. Stipendio ti do, io direi 80, dato che stai calando. Vuole 86 il bonus di ingaggio, ok, così possiamo venderlo. Di Maria il contratto in scadenza, quindi lo rinnoviamo e ti darò davvero poco perché ormai ti do 70.000, vuole 86, allora ti do 70.000 più il bonus di ingaggio, vuole 86 e meno. Dai, va bene, ci sto lo stesso. Ok, Kulusevski è tornato alla Juve, mettiamo in lista trasferimenti, cerchiamo di prendere qualcosa di diverso. Allora, terzini destri stavamo dicendo, chi mi avete scritto? Chi mi avete scritto? Cancelo, ma sapete che il ritorno di Cancelo mi ispira sempre? Contatta per acquistare. Offerta per il cartellino, 90 milioni di euro. Vogliamo 100, figa, 161 mi sembrano tanti. Facciamo 110, vogliamo 161. Facciamo 120, vogliamo 161. Se volta facciamo 135 non ne parliamo più, 135 non puoi dirmi di no. Dai, 135. Ma dai, ma... vabbè, va bene. Offerta per trasferimento per De Sciglio. Io non ho idea di chi sia Román de Castillo, quindi lo togliamo e se ci dai 10 milioni di euro, De Sciglio è tuo. E ci dai 10 milioni di euro e te lo porti a casa. Oh, posto, 10 milioni per De Sciglio. E uno. Quadrado al PSG. Se ci dai 17 milioni di euro, Quadrado va al PSG. Anzi, facciamo 16, dai. 16 milioni di euro. Dai, PSG, tu non puoi farmi le pulci su 2 milioni di euro. Non puoi, decisamente non puoi. Facciamo 15 e mezzo? Aggiungi quel milioncino. Ok, 15 milioni e mezzo per il PSG. Pensa a te che il PSG tratta per un milione. Kostic lo vuole il Milan. Benassere, 4 milioni per Kostic. Perché? Trattiamo col Milan. Io non voglio Benasser. Proponi un altro scambio. Vediamo chi ha il Milan. Beh, davanti direi di no. Lucas, ma non c'è più Leao. Madonna, non c'è più Leao. Ma che squadraccia c'ha il Milan? Centrocampisti. Prendiamo Tonali. Tonali per Kostic. E Lucas Moura non lo voglio. Adesso non posso più prenderlo però. No, allora rimuovi scambio giocatori e mi dai 80 milioni di euro per Kostic. Ok, 80 milioni di euro per Kostic. Ecco, quegli 80 milioni andiamo a prenderci Tonali dopo, amen. Vlahovic al City, 130 milioni. Rifiuta l'offerta, Vlahovic non si muove. Accettato l'offerta per Cancelo e il Dortmund vuole Kostic per 67, ma ci hanno accettato 80. Allora, prendiamo Cancelo. Allora, cruciale, assolutamente sì. 5 anni, vuole 3, facciamo 4, ci troviamo a metà strada. Niente clausola rescissoria, questo stipendio perfetto, preso Cancelo. Adesso proviamo Kostic, proviamo a chiedere di più al Borussia Dortmund, magari ci dà di più. Chiede 90 milioni. Oh, attenzione, che il Dortmund ci dà 10 milioni in più rispetto al Milan. Kostic venduto, che è andato al Milan probabilmente, sì. E niente, abbiamo perso 10 milioni di euro. Allora, dobbiamo prendere un sostituto di Kostic. Chi possiamo prendere come ala sinistra? Offerta per trasferimento per De Sciglio, ma non l'aveva accettato l'altra squadra, vabbè. Niente, De Sciglio non si riesce a vendere. Proviamo davvero Neymar, dato che c'era la voce? Proviamo davvero Neymar. Con Zaniolo e Di Maria in panchina, ci sto. Anche la Fiorentina accetta l'offerta. È ora di trattare per Neymar, direi. 174 milioni. Proviamo a dargli Kulusevski dentro l'offerta. E 70 milioni. Vogliono 140 milioni secchi. Ora facciamo 110. Vogliono 132. Facciamo 120, 132, facciamo 125, anzi 127, dai, 127, faccio un po' di sconto, perfetto, 127. Trattiamo, cruciale assolutamente sì, 4 anni, ok. Stipendio 200.000, leggermente meno di quanto prenda Parigi, ci sta, perfetto. Preso Neymar. Allora, probabilmente ci serve qualcosa a centrocampo, possiamo anche cedere McKennie. E qualcosa in difesa. Quanti soldi ci sono rimasti? Pochi. 47 milioni. Proviamo a offrire McKennie per Tonali. Vediamo che cosa succede. Contata per acquistare. Scambio giocatori, centrocampisti, McKennie e 40 milioni per Tonali. McKennie è 74, è 76. Mi sembra un po' eccessivo. Guarda, ti posso dare McKennie a 45 milioni. Ma 70, ma non ce li ho tutti sti soldi. McKennie è 50. È il 15% della rivendita. McKennie e 52 e il 20% della rivendita. Questa non la devi accettare. Oh, oh, oh.
Meno male. Ok, trattiamo con Tonalino. Importante. 5 anni di contratto, 70.000. Guaglia 95 più sti soldi qua, ce li ho? Sì, ce li ho, al pelo. Preso anche Tonali. Cioè, c'è già la prima di campionato. Prima partita di campionato, anche se abbiamo ancora un sacco di giocatori in rosa da cedere. Vediamo la prima partita della stagione. Vittoria. Di Maria e Vlahovic. Bonucciolo United. Ok, questa la possiamo accettare. C'è subito l'Inter, ragazzi. Pesante subito l'Inter. Simulazione veloce. Vediamo come va. Niente da fare. Perderemo un altro campionato per colpa dell'Inter. Finito qua il mercato. Va bene, abbiamo un sacco di gente che è rimasta lo stesso. Va bene, direi di andare direttamente al 31 dicembre per capire come si sta andando in campionato o in Champions. Vediamo un po'. L'ultima, vinto 5-1, ultima partita dell'anno, dominante la Juventus, dominante. Andiamo a vedere come siamo messi. Allora, siamo ancora una volta secondi in Serie A, ragazzi. Simulazione. Cioè, cosa vi devo dire? Cioè, ok. Trasferimento per Demiral. Sapete cosa? Vaffanculo, lo accetto. Fiorentina, simuliamo. Vinciamo 3-0. Doppietta di Neymar. Se prendessimo bastoni all'Inter, dato che ci serve un centrale. Vediamo un attimo. Scambio giocatori, Kulusevski. Scambio alla pari. Vogliamo 53 milioni. Mandragora. Mandragora vale 20. Ok. Mandragora è 30 milioni. Mandragora è 30 milioni per bastoni. Oh mio Dio. Cruciale. 5 anni, niente clausola, ok. Lo sgarbo all'Inter a gennaio. Mandragora, la chiave per bastoni. Lo sgarbo all'Inter. E che sgarbo, signori. Ok, simuliamo con lo Spezia. 3-1. Ah, questa era la Coppa. Ok, andiamo avanti in Coppa. La Salernitana. È che mi tocca tutte simularle così, queste partite. Dalla Salernitana prima abbiamo perso, tra l'altro. Adesso li abbiamo distrutti. C'è la Roma. 0-0 con la Roma. Bellissima partita. Simuliamo con la Lazio. 1-1. Ah, la Coppa. Era Coppa questa. Ok, andiamo avanti noi. Dovremmo essere in semifinale di Coppa adesso, giusto? Esatto, quindi c'è l'Atalanta, l'Inter, noi e il Venezia. Venezia ha battuto il Milan. Ok, d'accordo. Serie A col Napoli. Ma noi siamo a quanto dall'Inter adesso? A 4 punti dall'Inter. Che non ha più bastoni. Chiellini capitano del Napoli, vabbè. Cose un po' così. Vediamo come finisce col Napoli. 3-0 distrutti. Neymar e doppio Vlahovic. E ragazzi, iniziamo a macinare, eh? Iniziamo a andare forte. Siamo a un punto dall'Inter. Ultimo giorno di mercato. Vediamo se riusciamo a cedere Kulusevski o se si fa tutto l'anno senza giocare. Adesso arriverà un'offerta per Kulusevski. Danilo. Che sai che però per 20 milioni io Danilo glielo vendo. L'anno prossimo Danilo può andare per 20 milioni. Direi di vedere. Non abbiamo ancora guardato contro chi siamo in Champions. Con l'Ajax. Mi dice qualcosa. Udinese, perso. Ma dai. Vinto in Coppa con l'Inter. Venezia, vinto. Ma dai, ma perché abbiamo perso con l'Udinese? Porca vacca. E dobbiamo vendicarci sull'Ajax qua, eh. C'è una vendetta vera, non finirò in galera. Signori, simuliamo questa partita e cerchiamo di passare nuovamente gli ottavi di Champions come l'anno scorso. Quest'anno un po' più facile rispetto allo United dell'anno scorso, dove abbiamo eliminato Cristiano Ronaldo. Vediamo cosa succede. Pogba, Renan, Pogba, Neymar, Vlahovic, Locatelli, Chiesa, Locatelli! Subito dopo il rinnovo del contratto, Manuel Locatelli. In vantaggio la Juve. Sì, Vlahovic non lo sbaglia. Grande palla di Neymar per Vlahovic. 2-0 per la Juventus. Locatelli, Vlahovic, Pogba, l'inserimento Neymar, limite dell'area, che fucilata di Neymar, Chiesa, Locatelli, Vlahovic, il 3-0, che azione ragazzi, parco giochi Juventus aperto, finisce qua il primo tempo, mamma mia, ci riprova l'Ajax a tornare in partita ma la palla esce, scusa, Rovella c'ha il 35, molto bene, Rovella, Ken, Locatelli, la doppietta di Locatelli ragazzi. Prova a rientrare in gara l'Ajax. O accorciare più che rientrare in gara. Attenzione, tagliafico sul fondo, Szczęsny in due tempi.
Finisce qua, disintegrato l'Ajax, letteralmente disintegrato. Torino-Fiorentina, Inter in Coppa Hellas Verona. Cerchiamo di arrivare qua, vinto il derby. Fiorentina, importante questa, vinta con la Fiorentina, vinto in Coppa con l'Inter, vinto con l'Hellas, attenzione perché le abbiamo vinte tutte. Direi che è una formalità il ritorno con l'Ajax, quindi io direi di fare simulazione veloce. Abbiamo vinto 2-1, Pogba, Joao Cancelo, perfetto. Intanto siamo primi in Serie A, si simula contro l'Empoli, 2-2 con l'Empoli, vabbè, ok. Mamma mia, questa, ragazzi, questa si fa sentire, Questa ce la guardiamo proprio. Si decide lo scudetto all'Allianz Stadium. Vlahovic punta da solo. Oddio, cosa fa Vlahovic? Neymar. Dentro, per Pogba. Tonali, al limite dell'area. Sandrino Tonali, 1-0, dopo pochi minuti, da fuori area, forse con la deviazione. Bastoni, la recupera. Cancelo. Tonali. Locatelli, Vlahovic, Locatelli. Vlahovic, Locatelli, ragazzi, ma che stagione è di Locatelli? Ma che cosa sta facendo Locatelli quest'anno? 2-0 fine primo tempo, palla lunga per Vlahovic che allunga la squadra, Pogba è da solo al limite dell'area, Chiesa, Pogba, Chiesa, cosa fanno? Che triangolo fantastico, un 3-0 all'Inter che veramente in questo momento sa di dominio, di cambio di generazione per quanto riguarda lo scudetto. Adesso può andare Dumfries, può puntare Dumfries in una barella per il 3-1, te finisce qua 3-1, si allunga sull'Inter decisamente, molto bene signori, molto bene. Abbiamo il Benfica ai quarti, col Cagliari non si sa se abbiamo vinto oppure no. Abbiamo perso col Cagliari, dopo aver vinto con l'Inter abbiamo perso col Cagliari, ma dai, ma che cos'è sta storia? Quarti di finale col Benfica, la Juventus che cerca la semifinale di Champions. Stanno tutti bene, e quindi si simula. Pogba dalla bandierina, la mette, la recupera Koulibaly. Ancora noi, Neymar, che cosa abbiamo fatto qua? Ma questo era gol, era fuori gioco forse. Mamma mia, Joao se spinge. Tonali, Locatelli, Joao, Chiesa, per Vlahovic! Che azione, 1-0 per la Juve, che azione. Neymar lo salta, Vlahovic da sponda, Renan, Pogba, Vlahovic, si appoggia Locatelli, era stupenda pure questa. Locatelli, tutto di là, Pogba, Vlahovic, Chiesa, portiere. Locatelli, ancora lui, Locatelli, sempre Locatelli, ragazzi, quanto sta spingendo Locatelli, no, ammonito. Sta spingendo tantissimo in questa stagione Locatelli, A saltare anche Neymar, Tonali, dal limite dell'area, Pogba, Tonali, può provare il tiro Tonali, lo prova spesso, Locatelli, la recupera, Neymar, ancora Locatelli, Neymar in area, Vlahovic, Chiesa che non tira Locatelli, Tonali, un dominio incredibile. Tutte le volte Koulibaly fa degli errori che ci costano carissimo, bastoni, enorme bastoni in calcio d'angolo. Solo 1-0, abbiamo fatto una partita ragazzi, guarda lì che partita che abbiamo fatto, siamo solo 1-0, abbiamo sprecato, ecco, ma dai, ma guarda, hanno fatto la prima occasione all'87esimo e noi abbiamo sprecato tutto quello che si poteva sprecare, ma dai, ma su, ma che cos'è? Rovella, Zaniolo, Cancelo, può andare Cancelo, dietro per Tonali, Pogba, Tonali, sempre Tonali. Perché Pogba la recupera, Rovella, Pogba in calcio d'angolo. Pogba dalla bandierina, ancora Pogba, Juve in zona d'attacco. Finita la partita 1-1, ma dai, ma che cos'è? E quando è il ritorno? Immagino subito, dopo la Samp. Sì, quindi con la Samp facciamo giocare le riserve. Simulazione veloce, 2-1. Zaniolo, doppietta di Zaniolo, grande. E adesso ragazzi c'è il ritorno. Ragazzi io qua sono in ansia, Perché meritavamo tantissimo anche all'andata, ma... Purtroppo non è andata, però stanno tutti bene i titolari. Vlahovic, il triangolo, Chiesa, Tonali, Pogba! 1-0 per la Juventus. Vai Pogba, portala avanti questa palla, portala su, Neymar, in area, Vlahovic! La Juventus vuole la semifinale di Champions. Questi sono i quarti, ragazzi,
Ancora la Juve, Federico Chiesa, Pogba, Chiesa, Vlahovic, Vlahovic, Pogba, per Chiesa! Tutte quelle che non sono entrate all'inizio nell'andata entrano adesso, 3-0 dopo 19 minuti. Locatelli, Vlahovic, in area Vlahovic, la mette per Pogba, Neymar! Per il 4-0, anche il gol di Neymar. La recupera Bastoni altissimo. Vlahovic, la Juve vuole il 5-0. Chiesa, Chiesa per il 5-0. Siamo in semifinale di Champions. Ci siamo, siamo noi. La prima semifinalista. Bastoni è stato un acquisto incredibile, ragazzi. Sta tenendo a galla la difesa da solo. Ci ha probabilmente fatto vincere lo scudetto l'acquisto di Bastoni. Stava provando a fare il gol del 5-1, il gol della bandiera, il Benfica, ma non ce la fa. E deve arrendersi a un 6-1 potentissimo della Juventus. United, Juventus, Lipsia e Bayern Monaco. Se prendiamo lo United, l'anno scorso l'abbiamo eliminato. E c'è lo United. Semifinale contro Cristiano Ronaldo. Col Genoa si vince, col Bologna si perde, si vince con lo Spezia. Potremmo non essere più primi in Serie A in questo momento. Rashford, Berardi, Pellegrini, Ronaldo, Bruno Fernandes, Fregi, Williams, Varane, Lindelof, Van Bissaka, De Gea. È lo stesso United dell'anno scorso, identico. Quindi cerchiamo di finire in finale di Champions, cerchiamo di eliminarlo. Ma ha dato un 5-1 al City, quindi sicuramente non sono scarsi. Bastoni, bravissimo, Vlahovic dentro per Tonali. Tonali! Sandrino Tonali per l'1-0. Ronaldo, tutto di là, Renan Lodi ci mette del suo. Renan Lodi, che errore. Il gol di Berardi no. Il gol di Berardi no. Il gol di Berardi proprio no. Sì, sì, Cancelo, sì, Cancelo, sì, Cancelo. Dentro per Chiesa, 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 Chiesa. Cancelo, Chiesa, Tonali per la doppietta in calcio d'angolo. Pogba. La palla è ancora lì. Vlahovic non riesce a ribadire in rete. Tonali la recupera, Pogba, Tonali, Locatelli, Tonali, Vlahovic, Vlahovic. Non si riesce a tirare. Moise l'ha fatto! L'ha fatto! L'ha fatto Moise Kean! L'ha messa Moise Kean! 2-1 per la Juventus! Ciao, gioco storto! Stortissimo addirittura! Chiesa! Calcio d'angolo! Grazie per la sub! Chiesa dalla bandierina! Oh, vicinissimi al 3-1! Zaccaria! Zaccaria! Dentro! Per Moise Kean! La doppietta di Moise Kean! La doppietta di Moise Kean! Che inizia a ballare! Inizia a ballare! Non smette più! Non smette più Moise Kean! Non smette più di ballare! Balla per noi! Non ho più voce! Balla per noi Moise Kean! La Juve prima in campionato! C'è la Lazio, poi c'è lo United in ritorno! Simula partita! Si vince con la Lazio! Chiesa, Tonali, Neymar! Ed è il giorno delle semifinali di ritorno col Manchester United! Ed è il giorno giusto per rinnovare il contratto di Pinsoglio che ci dovrà portare fortuna! Me ne occuperò io, Pinsoglio, proprio in questo momento. Bene, siamo a posto adesso, Pinsoglio. Si va all'Old Trafford per eliminare Cristiano Ronaldo e andare in finale di Champions. Non gioca Berardi, gioca Sancho. Vicini alla finale di Champions League. Vi prego, ragazzi, dai. Dai che siamo vicini a scrivere la storia. Attenzione a Ronaldo, 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 Ronaldo per il gol dell'1-0. A Pogba, per Renan Lodi, per Vlahovic! L'erede di CR7 rimette tutto a posto. 1-1. Renan in anticipo. Ancora Renan. Neymar a spazio. Neymar per Vlahovic a porta vuota. La Juventus è a un passo dalla finale di Champions League. A un millimetro. La doppietta di Dusan Vlahovic ci porta veramente vicino alla finale di Champions. Federico Chiesa può spingere. Chiesa. Chiesa. All'indietro per Tonali. Tonali per Pogba. Pogba per Neymar. Per il 3-1. Non diciamolo troppo forte, ma dovremmo essere in finale di Champions. Dovremmo essere a un passo, forse anche dal triplete. Ronaldo sta per essere eliminato proprio dalla sua ex Juventus. Eccolo lì Ronaldo, in calcio d'angolo. Szczesny dice di no. Bruno Fernandes. Szczesny. Ora la Juve non riesce più a tenere il pallone. Pogba è importantissimo per questo. Szczesny in calcio d'angolo. Attaccalo United. È entrato Berardi, bisogna stare attenti. Zaniolo capitano della Juve in questo momento. Ronaldo...
Non trova l'impatto con il pallone giusto? Berardi, stai per essere eliminato dalla Champions. Godo tantissimo. E la Juventus è in finale di Champions. E affronteremo il Bayern Monaco. Il Lipsia ha dato filo da torcere al Bayern, eh? 3 partite alla fine del campionato. C'è l'Atalanta. Molto difficile. Delicata questa partita, eh. Delicata questa partita, eh. Proprio livelli allucinanti. E l'Inter, attenzione, che non ha vinto, eh. Più 3 sull'Inter a 2 dal termine. Scansati, Sassuolo, ti prego, scansati. Borini. Ok, scansati, Sassuolo. Scansati, Sassuolo. Scansati, Sassuolo! Chiesa tonali, Joaquin Correa aveva segnato perché è ancora interista dentro, voleva regalare lo scudetto all'Inter. Vediamo un attimo come si è messo più che altro. L'ultima è col Milan. Finale di Coppa Italia, il primo trofeo, signori. Ma che finale è? Juve-Venezia. La finale di Coppa Italia è Juve-Venezia. Vabbè, guardiamocela. La mette Tonali, ancora Pogba, Pogba, Tonali, Locatelli, Vlahovic, è 1-0. E 1. E 1. Sì, Aramu ci fa gol sicuro. 1-0. Locatelli, Chiesa. Chiesa, quanto spinge Federico Chiesa. Cancelo, Cancelo, Locatelli, Tonali, Pogba, Neymar. 2-0. La Juve dimostra di essere in forma in questo finale di campionato in cui si gioca al triplete. Dominio territoriale pazzesco. Tonali, Cancelo, Locatelli, Chiesa, Vlahovic, 3-0. Ma perché il Venezia è in finale di Coppa Italia? Per quale motivo? Cioè, spiegatemi questa cosa. Cioè, che cos'è successo per far arrivare il Venezia in finale di Coppa Italia? Tra poco scendiamo in campo che ci vorrà la premiazione. Ken, Chiesa, Ken, Rovella, Chiesa, Rovella, ancora Rovella, per Ken! È il gol di Zaniolo, il 4-0, il punto esclamativo. Cancelo la recupera, ma solo per un attimo, e scendiamo in campo. Abbiamo vinto la Coppa Italia. Eccolo qua, Federico Chiesa, numero 10, capitano della Juventus, che esulta perché porta a casa il suo primo trofeo da capitano. La Juventus vince la Coppa Italia e si prepara per giocare l'ultima di Serie A. Potrebbe essere la settimana del triplete. Tutti che festeggiano, tutti che esultano, tutti che saltano. Eccola qua la Coppa Italia. E Chiesa la alza al cielo. La Juventus è campione della Coppa Italia. Siamo... no, mi sembra una gufata troppo grande. Siamo una grande squadra. Double, sì, abbiamo vinto la Serie A. Ragazzi, e allora non finisce qui. Vlahovic è stato straordinario. Ragazzi, potrebbe essere l'ultima partita ad andare a giocare. Quanti ne prendiamo? Vabbè, facciamo simulazione veloce, però ragazzi, fa lo stesso anche se non vediamo l'alzata dello scudetto. Non succede niente. Vabbè, vabbè. E adesso ragazzi, finale di Champions League. Lewandowski, no, Coman! Sané, Sabitzer, Tolisso, Müller, che gioca lì proprio, ok. Kimmich, Christensen, Hernandez, Alfonso Davies, Emanuel Neuer. I ragazzi sono pronti, i ragazzi sono carichi. Che tensione, che ansia, porca vacca. Bastoni, Renan Lodi, Pogba, Vlahovic, Locatelli, Vlahovic, punizione. Pogba su punizione. C'è anche Neymar. Parte Pogba! Paul Pogba su punizione in finale di Champions! Juventus in vantaggio! Col gol di Paul Pogba su calcio di punizione! La Juve in vantaggio! Tonali! Anzi, Locatelli, Vlahovic! Tonali, Tonali! Lo sbaglia! Vlahovic! Chiesa! Locatelli! Pogba vicino alla doppietta. Cosa cazzo si sono mangiati Tonali e Pogba, porca vacca. Pogba. Locatelli. Chiesa! Federico Chiesa! Federico Chiesa! Per il 2-0 della Juventus sul Bayern Monaco, il capitano. Non poteva mancare il capitano. Sì, tutto di là, Federico, Federico, Federico Locatelli! Pogba, Chiesa, Locatelli, 3-0 in finale di Champions. Locatelli, Joao. Il palo di Chiesa. Ancora qua, Neymar, Funambolo, Renan Lodi, Renan Vlahovic vicino al 4-0, miracolo di Neuer. Stiamo per scendere in campo. E finisce qua la Juventus. La Juventus è campione d'Europa.
In 2 anni dalla cessione di De Ligt, in soli 2 anni dalla cessione di De Ligt, si vince la Champions. Pogba, Chiesa e Locatelli. Ed è triplete, ragazzi. Siamo passati dalla prima stagione a 0 titoli al triplete della stagione successiva. E senza fare chissà che cosa, perché ci sono tanti giocatori della Juve, effettivamente. Cancelo che torna alla Juve per vincerla. Chiesa, che sta per alzarla, la capitana numero 10. Federico Chiesa prende la Champions e la alza al cielo, perché la Juventus è campione d'Europa.